stanno scendendo. Ormai. La pistola automatica. Eccoli! Mi ha noccato uno! Mi ha noccato, ma. Sì! Bella, bella. Quanto cazzo è forte quella pistola, mannaggia. Caspina spara, porco cane. Hai drop? Quasi quasi. Che ragazzi. Allora, qua c'è la zona salva. Qua c'è la zona. Ma se mi metto dietro queste cunette? Intanto io sono in zona salva. Mi metto qua dietro. Poi molta attenzione, eh. Allora mi sparavano. Eccolo. Vieni. Raga, però non so se mi sparava quello. Se questo è quello che mi sparava prima. Oh, questo è morto. Secondo me c'è qualcun altro. Secondo me non era quello che mi ha sparato prima nella macchina. Non era questo qui, ragazzi. Secondo me ce n'è un altro a piedi. Vediamo un po', eh. Allora, qua sopra non so se c'è qualcuno. Cioè, uno può stare anche dentro le case, eh. Non è che... Eccolo, l'ho visto. L'ho visto, ragazzi, è dietro le case. Eccolo, lo vedo. Sta correndo. Ma sparano. Eccolo, ragazzi. Vai. Sì. Vai così. Allora, due kill l'abbiamo fatta. Abbiamo l'hydrop qua sotto. Non so se andarlo a prendere. Si sta stringendo l'aria. Ragazzi, non so se prenderlo o meno. Ma qua stanno sparando sopra. Andiamo. Devo riscalare, ragazzi, perché non ho granché come armi. C'ho l'Uzi qua. Mi serve un'arma automatica o qualcosa del genere. Allora, qua c'è la buggy. In teoria c'è anche la mia macchina sopra. Vediamo un po' questo che aveva. Purtroppo sta arrivando alla zona. Allora, vediamo un po'. Zaino grande, mi devo muovere. Allora, ragazzi, non so se prendere. C'è il carro M4. Lascio l'M16. No, ragazzi, vabbè. Vabbè, prendo. Resto con l'M16 e prendo l'M4. Dai, facciamo così. Allora, red dot. Vai, M4 full accessoriato. Mi devo muovere, ragazzi. Ce ne andiamo a sto punto con la buggy. Sì, ragazzi, andiamo con la buggy, va. Andiamo con la buggy. Via, veloce. Vai. Raga, io mi devo curare comunque. Ancora ho 2 minuti per andare nella zona salva. Dai, aspettate un attimo, mi fermo qui. Dai. Allora, usiamo le bende che i medikit non voglio sprecarli, visto che non sono due. Mi sembra, punto giallo, mi sembra un ottimo posto dove andare, ma io andrei anche più a centro. Adesso vediamo. Devo finire di curarmi. Allora, ragazzi, io qua non mi sento sicuro assolutamente.
Lo sai che faccio, ragazzi? Mi vado a prendere la macchina che avevo prima, eccola qui. Che i buggy comunque è aperto, mi possono killare, quindi preferisco prendere la buggy. Scusate, prendere la macchina fuoristrada e non la buggy, perché la macchina è aperta, il buggy è aperto. Comunque l'avete capito quello che voglio dire, ragazzi? Comunque mi stavo qua ammazzando. Ok. Dai. Dobbiamo arrivare nella zona salva il prima possibile. Ci sono troppe cunette qui, eh. Troppe. Vediamo un po'. Ragazzi, ma io in realtà, guarda, vado più al centro. Ho visto quelle case al centro. Mi sembra che quel posto c'è la chiesa, mi sembra, c'è il campanile ed è un'ottima posizione, quindi posso andare là, dove ho messo il punto giallo. Se non mi ricordo male, sì, quel posto c'è la chiesa ed è un'ottima posizione quella. Allora, se riesco qui magari ad andarmene vivo. C'è una macchina a sinistra. Raga! Raga! Boom! Fregato! Non so se avete visto che cosa ho fatto, ragazzi! Mamma mia! Ragazzi, avete visto? Ho cambiato posto nella macchina, mi sono messo dietro e l'ho sparato dalla macchina. Allora, io voglio lootare questo qui. Vediamo un po'. C'è un'altra macchina, la sento qua vicino. Raga, non so se lootarlo questo qua, intanto mi curo al massimo. Ragazzi, non so se lootarlo questo qua, perché comunque io ho sentito. Là ho visto, mi sembra uno c'era. Aspetta un attimo, ragazzi, mi sembra di aver visto qualcuno, no. Raga, andiamo via, non mi fido, andiamo via. Via. Ecco, lo sapevo ragazzi, ho fatto bene. Mi hanno sparato nella macchina, ce ne andiamo in questo posto. Ho fatto bene. Ad andare via. Qua credo che non ci sia nessuno. Ok. Ragazzi, si è ristretta l'area, quindi mi conviene spostarmi nel campanile. E si è ristretta l'area da noi. Ora, c'è la macchina che è caduta qua sotto nel campanile, ragazzi. E quindi qualcuno può capire che sono qua. Però, è una buona posizione. Io sapevo che dovevo andare in questa zona. Qua c'è il campanile della chiesa. E da qui possiamo cecchinare, ragazzi. Questa è un'ottima posizione. Devo fare attenzione a quelle montagne là sopra e anche qua a ovest. Perché stanno sparando come dei pazzi, mi possono cecchinare qua nel campanile. Vediamo un po', io ho paura che arrivino da sotto. Ecco, là ce n'è uno. Vediamo un po' se riesco a killarlo. Vai. Andiamo! E andiamo! Bella kill questa, eh! Bella kill mentre stavo sparando qua, stavo buttando la granata. Gli ho fatto saltare la testa. 4 kill per noi, ragazzi. Questa è una buona posizione, ma devo fare molta attenzione. Là c'è l'airdrop. Wow! Ok, però non mi sogno neanche. Cioè, non ci vado completamente ad andarla a prendere. Cioè, non lo vado a prendere né ora né mai quell'airdrop. Allora, io posso approfittare che sono qua e vedere se c'è qualcuno nei dintorni. Allora, sparano verso ovest. C'è uno qua sotto? Eccolo! Ragazzi, non so se. Ho paura di cadere. Non so se sparare o meno quanto. Allora, è entrato. Vediamo se viene qua.
Dai. No, non sale, ragazzi, non sale. Ragazzi, vedete, lui ha paura. Adesso lui ha paura perché ha visto la macchina e non vuole salire. Si immagina che c'è qualcuno qua sopra, vedete? Quella macchina lì non è buona. E che devo fare, ragazzi? Devo aspettare che lui sale o comunque vediamo dove si va a restringere l'aria. Vediamo un po'. Lui niente, non sale, ragazzi. Lui sta là sotto perché lui ha paura. È uscito di nuovo. Ragazzi, mi viene male a sparare qui. Mi viene male, ragazzi. Lui non mi ha visto, non mi ha visto proprio. Non sa dove sono io. Ma lui non sale, però, bastardo. Ma sali! Ho la smoke, ragazzi. Volevo buttare la granata, ho lo smoke. Porco cane. Non sale, oh. Comunque la zona non è qua. Quindi lui deve andare per forza a sud. Ragazzi, quindi lui si deve muovere. Appena si sta per estincere l'aria, si deve muovere. Quindi in teoria noi lo possiamo ammazzare una volta che lui va via. E in teoria lui può andare nelle case dove c'è il punto giallo, ragazzi. Là c'è, sì. Può andare in quelle casse per andare in zona salva. E da noi, da qui sopra, lo possiamo cecchinare. Allora, non mi devo muovere, non mi devo far sentire. Perché lui adesso ancora ha i dubbi se c'è qualcuno qua sopra. Lui comunque è camperato maledetto là sotto e non vuole uscire, oh. Non vuole salire e neanche uscire. Lo sento. Eccolo! E dai! Ragazzi, mi devo buttare che sta arrivando la zona. Vai. Vediamo se lui aveva qualche medikit. Yes. Dai, veloce. Minchia, caschetto livello 3 è stato qualcosa di eccezionale. Dai. Andiamo a sta casa in zona salva. Ottimo. Veloce. Vai così. Bene, ragazzi, quanto siamo a 5 kill? Quanto calo? 5 kill, ragazzi, siamo a 5 kill. Vai così, ragazzi. Questa ce la, me la sento, eh. Allora, 3 vivi, 3 persone in vita. 2 persone in vita. Ragazzi, ma non ho sentito gli spari. Quanto calo ha sparato questo qua? Ah, è molto fuori dell'aria. Fuori dell'aria di gioco uno. Allora, io, ragazzi, comunque mi devo allontanare da questo posto perché voglio prendere le montagne e andare in zona salva. Tanto lui mi sa che è davanti a me. Vediamo un po', eh. Aia! Che cazzo! Oh! Dove cavolo è? Eccolo! Oh, maledetto! Mamma mia, ragazzi, mi ha missato! Mi ha missato! Ok? Raga, sono vivo per miracolo! Per miracolo! Meno male che mi ha missato, questo è un buon abbo, eh. Allora, vediamo un po'. Devo prendere posizione sulle montagne. Eccolo. Mia, non muore, l'ho beccato in testa, porca miseria. Avevi il caschetto livello 3, bastardo. Ma questa è una mira di cacca, ragazzi. Mi ha lisciato di nuovo. Ok. Ragazzi, noi siamo in posizione perfetta. Lui si deve muovere da lì. Si deve muovere. Dai. Eccolo! E andiamo! Porca miseria, ragazzi! Wow! Mamma mia, ragazzi, che partita! Wow! Ragazzi, lasciate un bel like, commentate in tanti, iscrivetevi al canale se ancora non l'avete fatto. Ragazzi, porca miseria! Bella kill!
Quella della macchina, ragazzi, è stata una bellissima kill. Mi sono messo dietro, ho sparato quello nella macchina. E adesso questo qua, ragazzi, mi ha missato tantissimo. E sono riuscito a vincere. Ci becchiamo alla prossima. Ciao a tutti, ragazzi.